Sport, dal basket al volley, divertimento e musica, sono questi gli ingredienti dell'ottava edizione di Ichnos Sound, una manifestazione ideata e organizzata dalla Ichnos Basket di Nuoro in collaborazione col CEAS, epicentro dell'happening dedicato allo sport e alla musica, i giardini di Piazza Vittorio Emanuele, uno spazio urbano che è stato trasformato in una palestra a cielo aperto con la realizzazione di campi di pallacanestro e pallavolo che hanno ospitato dei mini tornei riservati non solo a chi fa attività agonistica tutto l'anno, ma anche a gruppi di amici che hanno avuto il piacere di passare alcune ore all'insegna dello sport. Due giorni di sport all'aria aperta per lanciare la stagione estiva. I tornei hanno seguito la formula tradizionale con le squadre che si sono affrontate nelle modalità 3 contro 3 per il basket e 4 contro 4 per il volley. Sport e socializzazione, lo stare insieme, la condivisione di una passione sportiva sono al centro della filosofia operativa ed educativa della Ichnos che ormai opera in città da tanti anni. Gli stand sono stati visitati in queste ore da tanti nuoresi, adulti e ragazzi. Gli eventi sono stati accompagnati dalla colonna sonora del DJ set di Momak e dalle esibizioni di danza e ginnastica artistica a cura del Cledis Club. La manifestazione Ichnos Sound è stata anche l'occasione per gli appassionati di basket di ricevere informazioni sulle iscrizioni ai corsi di mini basket e basket che riapriranno a settembre. Gli eventi proseguiranno per tutta la giornata.